a prestissimo. Allora dunque i cavalli entrano nel loro recinto, se ne vanno! Partiti! Dopo il salto della prima siepe, in leggero vantaggio Shan davanti a Black Whippet, Fort Worth, Asselin e Golden President. All'inizio della prima curva, Shan e Black Whippet conducono davanti a Fort Worth, Asselin e Golden President. C'hai ragione. Al termine della prima curva è in vantaggio Shan davanti a Black Whippet, Asselin, Fort Worth e Golden President. Dopo il salto della fence prosegue in vantaggio Shan davanti a Black Whippet con vicino Asselin, seguono Fort Worth e Golden President. All'inizio della seconda curva è sempre in vantaggio Shan davanti a Asselin con all'esterno Black Whippet, seguono Fort Worth e Golden President. All'inizio della diagonale discendente prosegue in vantaggio Shan davanti a Asselin, Black Whippet, Fort Worth e Golden President. All'inizio della penultima curva in vantaggio Shan davanti ad Asselin, Black Whippet, Fort Worth e Golden President. Al termine della penultima curva in leggero vantaggio Shan davanti a Fort Worth, Asselin, Golden President e Black Whippet. Dopo il salto del muro è sempre in leggero vantaggio Shan davanti ad Asselin, Fort Worth, Golden President e Black Whippet. All'inizio dell'ultima curva in vantaggio Shan attaccata all'esterno da Fort Worth, seguono Golden President, Asselin e Black Whippet. Poco prima dell'ingresso in dirittura Shan e Fort Worth conducono davanti a Golden President ed Asselin, i cavalli entrano in dirittura. In leggero vantaggio Golden President con all'interno Fort Worth e Shan, seguono Black Whippet ed Asselin. Passa Golden President davanti a Fort Worth, Asselin, Fort Worth, Black Whippet e Shan. Facile affermazione per Golden President Joseph Bartosz in sella, che si scopre anche stipler e anche di spessore, perché non dimentichiamo che Shan, che però è uscito male da un ostacolo, questo bisogna ricordarcelo quando si parla di ostacoli, Shan ha il quarto dello stipler, quello con la maiuscola, del quale forse potrebbe aver avuto anche altre scorie, comunque è lì. Gran finale del cavallo che Stefano ci aveva segnalato come potenziale da seguire, Black Whippet, e a Stefano restituiamo la linea.